Vescovo Paolo, Don Paolo, come i lucchesi potranno chiamarla, Certo. come vogliono, vero? Sì. Bene. Qual è stata l'emozione più grande che ha provato ieri entrando in città? Direi che la più grande l'ho provata non tanto entrando in città, ma attraversando il territorio e vedendola tanta gente che mi ha aspettato fuori dalla porta di casa, soprattutto gli anziani, i bambini, le famiglie, perché ha manifestato un interesse sincero, spontaneo, al di là dell'organizzazione della manifestazione, un interesse sincero a conoscersi, a dare il benvenuto. È stato davvero un contatto di cuori tra me e la famiglia qui della Chiesa di Lucca e del territorio. Che la aspettava, si era creata molta attesa intorno alla sua persona, alla sua figura. C'è bisogno forse da parte delle persone di un dialogo stretto. In effetti ho fatto aspettare un po' troppo. C'erano motivi seri, però mi rendo conto che dall'annuncio all'arrivo sono passati quasi 4 mesi, non è poco, no? Però credo che l'aspettativa di un pastore che stia in mezzo alla gente viva ovunque, no? E ogni volta che questo si verifica scatta qualcosa. Lucca è una città di grandi tradizioni religiose, che col tempo si sono anche modificate, evolute, cambiate, parlo per esempio della processione della Santa Croce. Ecco, lei pensa che magari si potranno portare delle innovazioni per coinvolgere anche ancora più persone, ancora più giovani, che sono, mi sembra, come dire, al centro sempre dei suoi pensieri. La tradizione è viva quando non si cristallizza, quindi di per sé la tradizione chiede il cambiamento, cioè le tradizioni che hanno ovviamente radici secolari, a volte anche millenarie, sono però riuscite a sopravvivere allo scorrere del tempo perché hanno una loro plasticità. Quando si perde questa plasticità, la tradizione si sclerotizza e dopo un po' finisce.